Stasera è il momento del basket, abbiamo di nuovo ospiti gli amici dei Titans, gli ESI, Serie D, perché poi ci sono delle novità, non li abbiamo visti molto di recente, qui abbiamo parlato un pochettino di come stava andando il campionato, ci sono stati dei cambiamenti, il primo risponde al nome di Marco Guerriero, un amico di vecchia data, che è il nuovo coach della formazione, con lui parleremo anche di come sta andando il campionato. E abbiamo Andrea Laudazzi, che è un po' forse il factotum della società, no? Porta avanti tante iniziative e ci parlerà poi soprattutto di una iniziativa extrasportiva che ci sembrava però molto interessante illustrare questa sera. E dico anche un'altra cosa, Andrea e Marco si sono anche raccomandati di dare un po' di visibilità ai loro sponsor, è giusto che si faccia anche questo perché voi sapete che lo sport vive anche in funzione dell'esistenza di partner commerciali che danno il loro supporto e noi abbiamo ovviamente aderito di buon grado alla loro richiesta. Prima di parlare con Andrea di questa iniziativa interessante, Andrea, che tra l'altro sappiamo che si sta dedicando anche a un'attività che magari i giovani a volte no, tralasciano, no? Vallesina Bio è proprio il marchio che ti rappresenta, no? Poi parleremo anche di questo perché è una cosa molto interessante, ma cominciamo da Marco. Certo. Benvenuto, sei arrivato al campionato iniziato e come sempre, ahimè, non è facile. Raccontaci la tua esperienza di queste prime settimane. Ma guarda, la squadra... l'ho trovata in un momento di grande nervosismo, nel senso che è venuta da un doppio cambio di allenatore, perché l'uscita del collega Giordani ha avuto poi un interregno con Andrea Paccaldi, a cui ringrazio perché comunque ha lavorato in queste settimane molto bene. E però ecco, la squadra ha vissuto in questo momento un periodo di negatività. E la negatività non è facile riportarla sulla strada giusta, quindi stiamo lavorando tantissimo sulla testa dei ragazzi. E si è visto qualche miglioramento già con la partita con la Esis, però lì io avevo lavorato solo praticamente una volta con loro. Poi c'è stato un bellissimo esploit a Montecchio Pesaro, dove abbiamo fatto una grandissima partita con grande personalità. Poi, scusami, e poi abbiamo preparato in maniera certosina la partita contro l'Adriatica Pesaro, però è una squadra che in questo momento dà molto fastidio, perché è una squadra molto giovane, è una squadra come tutte le squadre pesaresi che pressa e corre, e quindi l'errore che abbiamo fatto è stato quello di provare a tenere i loro ritmi. E quello ci ha tagliato le gambe sin da subito, infatti siamo andati crollando fino a metà del terzo quarto. Poi ho visto la squadra che comunque ha avuto voglia di reagire, abbiamo abbassato un po' i ritmi e messo una difesa un po' arcigna sui loro tiratori, perché hanno dei tiratori molto, molto buoni. E siamo arrivati a meno 8, lì abbiamo avuto l'opportunità di rientrare, però abbiamo sbagliato delle scelte offensive, lì loro alla quarta, quinta volta in attacco con un paio di tiri da tre, che era proprio stato il leitmotiv di tutta la partita, hanno ripreso il break e ci hanno ucciso la partita fondamentalmente, quindi siamo andati di nuovo sotto di una quindicina di punti e a 3-4 minuti alla fine non siamo più riusciti a rientrare. Però ecco, la squadra secondo me è una buona squadra, ha delle in Venturi, Sabatini e Donati, diciamo le tre chiocce, tre giocatori di esperienza, dove ruotano un po' tutti questi ragazzi di Iesi che ci stanno mettendo l'anima e il cuore per poter rialzare la testa e riportarci un po' a quelli che sono, diciamo, i canoni dei Titans, perché credo che comunque questa squadra possa ambire a posizioni migliori. Ecco, no, volevo fare un passo indietro, anzi sì. Mi scuso che ti devo presentare anche prima, perché Marco Guerriero, ormai gli sino d'adozione, umbro di nascita, ha un curriculum direi piuttosto interessante. Raccontaci, ecco, anche in sintesi le tue precedenti esperienze. Ma guarda, io fino a pochi anni fa ho fatto il professionista a tempo pieno e ti devo dire che ho allenato diverse categorie, ho allenato sempre in Serie C, ho avuto delle esperienze in Serie B maschile, ho allenato in A2,
le esperienze, ho avuto anche delle esperienze importanti in settore giovanile, tipo la Monte Paschi Siena, dove ho imparato tanto. E ho imparato tanto anche facendo il vice allenatore a diversi allenatori bravi. E è stata una bellissima esperienza. Poi che è culminata, diciamo, l'ultimo anno della mia carriera, diciamo, a Bolzano in C1, però lì grossi, grossi problemi societari mi hanno portato a rientrare a Iesi a fare delle scelte diverse, abbandonare, diciamo, la strada del professionismo. Io sono sociologo e ho iniziato a fare una carriera lavorativa nel sociale, dove tuttora sono, però la passione della pallacanestro è sempre rimasta e ho avuto esperienze, diciamo, qui intorno. Ho lavorato per il San Marcello, Unione Basket, ho allenato la Vallesina e non ti nascondo, ho allenato anche tuo figlio. E quindi A me non poi, mi ha allenato, no, a te ci no, sei arrivato, a te no, non eh? ci sono arrivato. E poi No, ho meglio allenato. per te, perché eravamo una squadra di teste calde, non so. Poi ho fatto un'esperienza nel femminile alla Basket Girl di Ancona, molto molto bella e molto interessante, perché lì comunque hanno fatto un bel lavoro di reclutamento. E quest'anno, diciamo, che era partita con un presupposto di rientrare nella maschile, infatti ho allenato praticamente fino a 3 settimane fa a Gualdo in Serie C. Poi lì purtroppo ci sono state delle situazioni un po' così, spiacevoli, che non sto qui a raccontare, ma spiacevoli nel senso che la mia direzione tecnica e la direzione tecnica adottata con il direttore sportivo e alcuni dirigenti non combaciava a un certo punto su delle linee, diciamo, societarie del presidente e di altri dirigenti, perché non si guardava, diciamo, al lato tecnico e del risultato, ma si guardava un pochino più, tra virgolette, al far giocare al giocatore del posto più che al giocatore portato da fuori. I risultati ci stavano dando ragione, perché eravamo quarti in classifica, c'è stata questa rottura di collaborazione. E poi ecco la chiamata de Borocci, che mi ha fatto molto piacere. C'è stato subito un feeling e ho intrapreso questa cosa, questa nuova avventura, che sono molto molto contento, perché al di là dell'avventura dei Titans c'è un qualcosa dietro di importante, che poi Andrea parlerà, tra il sociale e la costruzione di un progetto futuro molto molto interessante. Bene, mi hai lanciato l'assist, no? Però con Sì. Andrea, come dicevo prima, volevo un attimino spiegare questa tua esperienza professionale del Vallesina Bio, no? Non è cosa consueta che un giovane si avvicini all'agricoltura, tu hai una passione, insomma, che nasce, no? Diciamo da lontano, no? Penso che era uno dei tuoi sogni fare quello che stai facendo adesso. Ammetto no, Ci sei devo capitato essere per caso, sincero. no, no, beh. La passione nasce dalla famiglia, perché comunque sia mio nonno era fattore, mio padre è stato imprenditore agricolo. Il mio sogno era la sceneggiatura, quindi un ambiente ben differente, seppur anch'io in passato abbia allenato la Fai sempre in pallacanestro. tempo, voglio dire, come passione il teatro. Certamente. In realtà mi sto rendendo conto proprio ultimamente di quanto sia importante l'agricoltura. E stranamente, a differenza di quello che io pensassi all'inizio, mi ci sto trovando molto bene, perché c'è contatto con la natura, comprendi il valore di quello che mangi, soprattutto quando coltivi il tuo orto, impari a riconoscere ciò che è buono e ciò che non lo è al supermercato, e prima o poi inevitabilmente ci ritorneremo, credo, all'agricoltura. Quindi tanto vale avere Esatto. la strada Io penso che sbagliata. sia veramente una delle cose, una delle attività del futuro, e credo Sì. che molti giovani dovrebbero cominciare anche a pensarci, perché Certo. difficoltà nel trovare lavoro, no? Quindi non è una cosa semplice. Io non ti nascondo che a volte sento le vibrazioni del terreno, no? Perché se hai questa sensibilità, le senti, e molte volte altre persone mi raccontano la stessa cosa. Ci sono persone, per esempio, che abbracciano i tronchi di albero e sentono le vibrazioni, perché noi nasciamo comunque per stare sulla terra, no? Quindi questo rapporto con la natura, con la terra è importante, e credo che si debba ritornare indietro e rivedere tante cose che ci hanno portato veramente. Noi pensavamo di ritornare sulla Luna, ma invece la vita è qui, no? E ora però parliamo di questa iniziativa interessante che state portando avanti come Titans,
Se non ho capito male, per i cani, per gli animali, no? Di cosa si Esattamente. tratta esattamente, Andrea? Allora, faccio un presupposto, ovvero un nostro dirigente, Renato Borocci, è presidente della Onlus Orizzonti Sportivi, quindi già noi come costruzione di base della società siamo molto propensi al sociale e fa attività sportiva in Camerun e attività Sì, solidali in sì, sì. Camerun, principalmente. Abbiamo deciso di ampliare questa attività al locale, perché l'unione fa la forza in tutti gli ambiti. Siamo una ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica. Come le altre associazioni, in questo caso i miei amici animali, che sono volontari, un onlus, sono volontari del canile di Jesi e di moglie, ci siamo resi conto come è importante aiutarsi a vicenda. Quindi noi abbiamo pensato, visto che non chiediamo mai biglietti d'ingresso per le partite, l'ingresso è gratuito, di predisporre alcune partite casalinghe, ovviamente, con un biglietto ad offerta del pubblico e tutto quanto È quello devoluto che al canile. tutto quanto è stato devoluto interamente al canile. Cosa molto bella questa, perché in effetti io l'ho frequentato il canile perché ho in casa una canietta presa lì, due gatti presi lì, anzi tre, addirittura uno ce l'ha a casa mia madre, quindi insomma, ho sempre apprezzato, no, lo sforzo che fanno queste persone, perché poi sono tutti volontari alla fine e non è facile perché le risorse sono sempre poche, no? Quindi ecco, voi magari porterete un secchio d'acqua, no? Certo. Ne servono tanti altri, quindi ecco, approfittiamo anche per fare un appello a tante altre associazioni, non necessariamente sportive, però magari per sposare iniziative come questa, no? Perché è una cosa molto importante. E apriamo anche con te una piccola parentesi, torniamo agli sponsor, no? Certo. Perché a volte ci si dimentica, noi siamo sempre presi dai risultati sportivi, lo spettacolo lo vediamo in mezzo al campo, ma se non ci fossero tutti questi signori, probabilmente non si va molto lontano, no? Dimmi, Dobbiamo ringraziare ovviamente tutti quanti gli sponsor che ci danno sostegno, ovviamente sostegno sia economico che non solo, visto che locali dove si va a cena, dove andiamo a mangiare, quindi ci sfamano letteralmente. Il mondo del terzo settore sta diventando sempre più complicato, visto che stanno cambiando anche le normative, quindi la sponsorizzazione si sta, ahimè, allontanando dalle società sportive, ma anche dalle attività culturali. È importante ricordare che se vogliamo appunto essere uniti e far crescere le attività locali, lo sport locale, i giovani locali, tutto quanto, anche gli sponsor sono importanti. molto importanti, perché se danno, possono in futuro ricevere. E stessa cosa facciamo noi con il volontario il canile con qualsiasi altra attività che possiamo aiutare. Bene, grazie. In chiusura torniamo al nostro amico Marco Guerriero, coach di lungo corso, l'abbiamo detto, al quale auguriamo di fare un bel percorso con i Titans, no? Un percorso Grazie, appena iniziato, una società ringrazio, veramente grazie, organizzata, tutti gli esimi che mettono la passione, ovviamente. grazie, Ecco, cosa tanta. ti proponi da questo campionato? Cioè, che Ma ormai guarda, come ti siamo. dicevo prima, io credo che in questo momento il primo obiettivo è ritrovare la serenità e la serenità si trova sicuramente con i risultati. Ma quello che mi preme è ritrovare anche quello che è il gruppo, perché questa comunque è una squadra che se fa gruppo può raggiungere dei risultati. Stanno lavorando, sono sempre, sempre tutti presenti all'allenamento con grande costanza, hanno voglia di uscirne da questo momento no, e l'obiettivo che si propone anche la società è quello comunque di arrivare ai playoff e cercare di far bene nei playoff. Poi dopo, sai, comunque da questo momento in poi c'è anche la voglia di guardare avanti e di costruire un qualcosa di importante già anche per la prossima stagione. E so che Renato Borocci già è attivo con Andrea e altri dirigenti, Andrea Pancaldi, nel lavorare già sotto, dietro le quinte per costruire la squadra del prossimo anno e anche un progetto importante per far crescere i Titans. La squadra credo che
sta recuperando, adesso ci vede protagonisti in una partita molto importante per noi sabato a Pesaro contro il Basket Giovane, che è sotto di noi, e poi abbiamo un paio di partite tra cui poi arriverà il derby famoso, il Taurus, fra un paio di settimane, che poi ci farà toccare con mano qual è poi il nostro valore in campionato, però sono molto molto fiducioso. Bene, grazie a Marco Guerriero e Andrea Laurazzi. Grazie a voi. I Titans sanno che la porta è sempre aperta e spalancata, quindi se avete altre iniziative interessanti, oltre a quello che è la storia del campionato, fateci visita, fateci sapere, noi vi riceveremo ancora come nostri graditi ospiti. È tutto per il basket, a voi tutte le buonasera.